Continua il fitto programma di iniziative per celebrare il sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola. Nella biblioteca Umberto Caldora di Castrovillari, da poco trasferita nel protoconvento francescano, è stato presentato il volume San Francesco di Paola e il suo culto nel mondo di Renato Mannarino. L'evento è stato organizzato dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco cittadina. Aver voluto all'interno del protoconvento francescano. Una mostra su San Francesco è sicuramente indicativo di una volontà di restituire a questo luogo quello che è ad un tempo, almeno il significato, non proprio che sono, quella che è la destinazione del luogo. È chiaro che è, è soprattutto nei momenti di difficoltà come questi che bisogna comprendere quali sono i valori essenziali, i valori veri. Il viaggio, raccontato dall'autore, è lungo più di un decennio, storie e luoghi lontani che raccontano la presenza del Santo Patrono di Calabria in tutti i continenti venerato da una moltitudine di devoti con profonda fede. Pensate un attimo: che lui, anziano, lascia la Calabria, va in Francia, è un contesto totalmente diverso, ma non per questo viene meno alle sue origini, alla sua identità e riesce anche lì a portare un po' di quello che era il messaggio di misericordia e di carità che aveva avviato a Paolo. Quindi, inizialmente, San Gesco trova opposizione, soprattutto da parte dei grandi. Ordini. Successivamente addirittura si spostano dalla Sorbona e quando vedono queste rimite, soprattutto quello che propone, sono proprio loro che diventano i primi diffusori del Messaggio del Santo. San Francesco di Paola è un santo che ha avuto biografie fin dal Cinquecento. Questo è l'ultimo prodotto che non conosco ancora perché non l'ho letto, ma eh, speriamo che porti delle novità. Su, sulla sua vita, sul suo iter formativo, eccetera, e poi forse qualche cosa di più sicuro sul suo passaggio nella nostra zona del Pollino. Tutti sappiamo che è passato di qua, ha lasciato le impronte su Monte Sant'Angelo, ma quale Monte Sant'Angelo? I moranesi dicono quello su Campotenese, noi diciamo quello su Castrovilleri. E, allora, prima che scoppia una guerra, tra le due comunità eh, stabiliamo un po' qual è il Monte Sant'Angelo. Io sono sicuro che è quello di Castrovilleri, però, ma non per campanilismo, perché ci sono delle prove di ben altro genere. Della prima opera libraria in assoluta sul culto e devozione nel mondo, come in Brasile, Venezuela e Argentina, ne hanno parlato diffusamente da più angolazioni e con diversi approcci il vescovo della diocesi di Castano Loyonio, Monsignor Francesco Savino, l'antropologo Leonardo Alario l'autore del libro Renato Mannarino e l'editore Walter Pellegrini. Perché è un libro sull'opera religiosa di San Francesco di Paola? Perché questo libro, perché i libri precedenti nei secoli, perché i libri che verranno in seguito. Perché San Francesco di Paolo è un santo fondamentale non solo per la Calabria ma per, per l'Europa. È un santo organico sia, sia alle plebi misere come ai grandi potenti. Anzi ha saputo fare da tramite tra la miseria e la ricchezza, tra la potenza e il male de, della povera gente. Ha saputo cioè essere organico alla realtà misera per gridare ai potenti la realtà che dovevano governare secondo le regole del buon pastore. In un periodo storico come il nostro, dove assistiamo a una vera e propria crisi religiosa, un santo tanto amato come San Francesco di Paola può essere d'aiuto? San Giovanni Paolo II, un bellissimo documento all'inizio del terzo millennio, nuovo millennio neunte, così era la denominazione del documento a conclusione del giubileo dell'anno 2000 disse una cosa bellissima che la misura alta della vocazione cristiana è la santità bene noi siamo chiamati ad essere santi e un grande teologo Karl Rahner dice o la santità alla conclusione della vita o la bancarotta della nostra esistenza io sono convinto che dobbiamo stare di più ecco i santi sono la testimonianza che si può vivere meglio nonostante difficoltà, nonostante fragilità che la santità è la. La strada più bella per non sciupare la vita.